Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Video perché? Per rispondere un po' all'odio, al nervosismo della maggior parte dei tifosi, interisti, soprattutto sui social. In particolar modo a Neschi, ho visto il suo video, Neschi che saluto, ho visto il suo video su Chukwueze e lui è nervoso perché il Milan sta acquistando giocatori su giocatori forti. Uno dopo l'altro, e invece l'Inter è ferma un attimino al palo. Ma ora arriviamo al contenuto del video. Prima vi chiedo di iscrivervi al canale, attivate la campanella, condividete il video con i vostri amici perché vorrei arrivare prima dell'inizio del campionato a 300 iscritti. Sarebbe un piccolo traguardo importante per me perché vi porto sempre contenuti seri, veritieri, qualcosa che magari gli altri non vi portano, come anche ad esempio le amichevoli, il precampionato dell'Inter. Me le guardo tutte, vi dico cosa ne penso della squadra, cosa ho visto. E poi niente, andremo ad analizzare sicuramente poi tutte le partite stagionali. Ora, in settimana, ora giovedì ci sarà la partita con l'Al Nasr, l'amichevole, ve la commenterò, faremo le pagelle. Poi col PSG settimana prossima, insomma, seguitemi che ce ne saranno delle belle. Ma aiutatemi a crescere, è importante. Torniamo al video. Allora, Neschio parlava tanto di Chukwueze al Milan, il Milan che sta acquistando tanti giocatori dall'estero, 20 milioni di qua, 25 di là, 20 dall'altro lato, e sta acquistando gente forte, gente pronta, pronta per vincere subito lo scudetto. L'Inter ha l'obbligo di puntarci pure, come hanno detto già i dirigenti in conferenza stampa. Ma il Milan ha l'obbligo di vincerlo, perché con questa squadra, con questi acquisti, con un allenatore che ha già detto di essere molto molto contento degli acquisti fatti e non più di gente promettente come poteva essere un giovane De Ketelaere di 20 anni, 21 anni, che viene da un campionato molto inferiore e che poi non riesce ad ambientarsi bene. Gente già pronta, gente che ha giocato in Premier, gente che ha giocato in Liga, come Chukwueze, come Pulisic, insomma, questa è gente pronta che non ha bisogno di quanto tempo, chissà quanto tempo per ambientarsi. Quindi, in risposta anche ai miei cari amici, Capoccia Rossonera e Josip Josef, milanisti, che vi invito a seguire, vi dico che il Milan ha l'obbligo di vincere lo scudetto e non voglio mettere pressioni. Io non sono nessuno per mettere pressioni, non sono l'allenatore dell'Inter, non sono la dirigenza della Juventus. Io sono un umile spettatore che vede il mercato che stanno facendo le squadre. E il Milan, campione d'Italia, si è fatto fregare lo scudetto dal Napoli, facendo un campionato al di sotto, molto al di sotto del proprio livello, delle proprie potenzialità, così come molto al di sotto è stato il nostro campionato l'anno scorso, ma togliendo gente come Messias, Salemaker, Origi, Rebic e inserendo invece Pulisic, Chukwueze, Okafor e chi più ne ha più ne metta, non puoi dire che la squadra è la stessa, non puoi dire che la qualità è uguale. Allora hai l'obbligo di vincere lo scudetto, non ci sono possibilità, non ci sono alibi. Quando dite: ah, però il centrocampo è rivoluzionato, ci vuole tempo per amalgamare la squadra, per trovare le distanze, sì, tutto vero, ma i giocatori pronti, non giovani di 20 anni, di 18 anni, giocatori pronti di 26, 27, come ad esempio lo stesso Loftus-Cheek, è gente pronta, gente che non ha bisogno di chissà quanto tempo di inserimento. Quindi basta capire un attimino i dettami dell'allenatore, la tattica dell'allenatore, e poi mettere tanto impegno e sacrificio in campo per ottenere risultati, perché se la qualità c'è, i risultati arrivano, non ci sono dubbi su questo. Detto questo, e tornando appunto a Neschio sul discorso di Chukwueze, lui chiaramente si lamentava, dice: ah, abbiamo perso Nana, abbiamo perso Brozovic, abbiamo comprato solo, tra virgolette, Frattesi, abbiamo preso Thuram a zero, abbiamo preso Bissek a pochi milioni. Dove sono tutti questi soldi dell'Inter? Perché non riusciamo a comprare il portiere? Perché dobbiamo stare lì per 1 o 2 settimane a limare 1 milione per prenderci Sommer e non lo chiudiamo subito? Perché? Perché innanzitutto ci sono dei rapporti, diciamo, con le società da mantenere stabili e buoni, come col Bayern Monaco. Quindi il Bayern Monaco sta aspettando di inserire il sostituto di Sommer, dovrebbe essere Raya del Brighton, che dovrebbe prendere il posto di Sommer, e poi Sommer, ormai già promesso all'Inter, andrà a prendere il posto sicuramente di Onana, un ottimo portiere, un portiere grande, però di esperienza, molto agile, molto reattivo, che sicuramente potrà far bene all'Inter. Prenderlo una settimana prima e rovinare i rapporti possibilmente col Bayern Monaco, o addirittura prenderlo una settimana prima e pagare 6 milioni quando la settimana successiva possibilmente potresti andare a prenderlo a 5 o a 4 e mezzo o a 5 e mezzo, risparmiare quei 500 mila euro, quel milione per una squadra in difficoltà come l'Inter,
Fa tanto, sono soldi importanti. Quindi io quello che vi dico è: il Milan ha aspettato settimane, ha portato trattative per settimane. Pulisic, Chukwueze, Reinders, li hanno trattati da mesi. Sono settimane e mesi che vanno dietro a questi giocatori ed erano loro stessi che ci invidiavano. Noi senza soldi, prima, fino a qualche settimana fa, erano tutti scatenati i tifosi milanisti contro l'Inter. Perché? Perché l'Inter senza soldi aveva già chiuso Thuram, fregandoglielo a loro, Frattesi, altro grande acquisto, Bissek. Loro invece avevano venduto Tonali, addirittura non avevano comprato ancora nessuno. Vedete che poi le cose piano piano si sbloccano. Ora, dopo mesi, dopo settimane che Furlani portava avanti delle trattative, è il caso, ha voluto che tutte si chiudessero in questa settimana. Ma non significa che il Milan abbia fatto più di quello che poteva fare. Il Milan ha fatto quello che doveva fare con i soldi che aveva a disposizione, vendendo 70 milioni di Tonali. Il Milan ha investito all'incirca un centinaio di milioni finora e ne avrebbe ancora di soldi da investire. Quindi non li hanno nemmeno investiti tutti. Anche loro, per completare le ultime pedine, ora aspetteranno condizioni economiche più vantaggiose. Cercheranno di ragionare su qualche acquisto. Ci sono sempre 3, 4, 5 nomi che girano in orbita, sia rossonera che interista. Perché? Perché si sta cercando di capire quale realmente può essere il giocatore più idoneo al prezzo più favorevole. Magari nelle prossime settimane si apriranno altri scenari, altri giocatori che vorranno andare via dalle proprie squadre, vorranno andare in un club magari più blasonato, e chissà, potrebbero essere proposti e l'Inter potrebbe essere interessata. E quindi io dico: avere premura? No, perché già abbiamo perso l'opportunità di prendere Lukaku, ma non bisogna farsi scatenare la rabbia e andare sul primo che passa. Bisogna ragionare sugli acquisti, perché noi siamo stati un mese a pensare solo esclusivamente all'acquisto di Lukaku. Lukaku, settimana scorsa, praticamente abbiamo capito che è diventato infattibile. L'Inter è da una settimana che cerca di capire chi possa davvero fare al caso dell'Inter, di Inzaghi, del gioco che propone Inzaghi. E sta cercando di chiuderlo chiaramente alle condizioni economiche migliori. Per noi, 1 milione più, 1 milione meno, che siamo in difficoltà economica, fanno tanto la differenza. Figuratevi, il Milan, ripeto, con tutti i soldi che ha portato avanti trattative per mesi, per settimane, per limare 1 milione più, 1 milione meno. Figuriamoci l'Inter. Quindi guardiamo anche il resto delle squadre cosa fanno. Guardiamo il Napoli, che ha venduto Kim e non l'ha sostituito. Chissà se venderà qualcun altro. Guardiamo la Juventus, che ha preso Timothy Weah, non mi sembra che sia un fenomeno. Dovrà vendere prima di poter acquistare forse Lukaku. Si parla forse che sì, ma dovrà vendere prima, altrimenti questi acquisti non potrà farli. Quindi ragazzi, attendiamo. Ancora manca più di un mese e mezzo, o un mese e mezzo circa, alla chiusura del mercato, più di 3 settimane all'inizio del campionato. La squadra c'è, l'ossatura ce l'abbiamo. Abbiamo anche un inizio di campionato abbastanza semplice, tra virgolette. Comunque, squadra alla nostra portata. Poi, se non vinciamo, vuol dire che siamo scarsi. Siamo scarsi, ma con i titolari, nel senso che non stiamo facendo bene. Così come siamo partiti malissimo l'anno scorso in campionato, dopo che Inzaghi aveva dal primo giorno di ritiro tutta la squadra a disposizione, ci ha lavorato per più di un mese. E abbiamo fatto un inizio campionato disastroso. Quindi spesso non vuol dire avere i giocatori dall'inizio subito che poi le cose vadano bene. Quindi ragazzi, attendete, aspettate, non abbiate premura. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi, non lo ripeto più. L'importante è che al 31 agosto abbiamo una squadra competitiva. Io mi fido di Marotta, mi fido di Ausilio. Non abbiate premura, e speriamo che presto, nel giro di pochi giorni, forse questa settimana, dovrebbe sbloccarsi il discorso Sommer. E poi vedremo, si sbloccherà sicuramente l'attaccante. A breve pure, nel giro di un paio di settimane, credo che si sblocchi anche quello. Ma attendiamo, ripeto, c'è sempre tempo fino al 31 agosto. La squadra c'è, abbiamo un'ossatura. Accontentiamoci di quello che i dirigenti stanno facendo fino a questo momento, che secondo me hanno operato abbastanza bene. Purtroppo il problema Lukaku ha investito noi tifosi, ma soprattutto loro in dirigenze, che avevano quasi la certezza di riprenderlo. Invece tutti gli scenari sono drasticamente cambiati e bisogna aggiornarsi e rimodificare tutto l'asset, per investire poi i soldi in un altro attaccante. Ragazzi, vabbè, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci vediamo presto, giovedì dopo Inter al Nasr, per commentare insieme questa seconda amichevole ufficiale stagionale dell'Inter.